Ed eccoci qui ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Andiamo a riepilogare un po' cosa è successo in queste due tappe, nelle ultime due tappe che si sono corse, la tappa 14 e la tappa numero 15, ossia la tappa di l'altro ieri e ieri. Oggi ovviamente giorno di riposo per quanto riguarda il Tour de France. Non ho potuto fare i consueti post-tappa appunto per problemi sia logistici, in quanto non ero a casa sabato, e ieri eravamo tutti abbastanza concentrati sulla giornata italiana, quindi non l'ho trascurato. Ho visto la tappa, però ho deciso di parlarne con calma oggi. Partiamo dalla tappa numero 14. Una premessa doverosa che, per quanto riguarda la classifica, diciamo, nella tappa 14 è cambiato qualcosina, ossia Guillaume Martin che entrando in fuga si guadagna la seconda posizione in classifica e anche Cattaneo entra nella top 10, sempre grazie alla fuga, ma il giorno successivo, ossia ieri, Martin e Cattaneo si staccano perdendo nuovamente, insomma, le loro posizioni che avevano guadagnato il giorno prima. Ma comunque bravo Cattaneo che sta facendo un ottimo tour. Andiamo a vedere la tappa 14 da Carcassonne a Quillan di 183 km, media montagna, diciamo così, comunque abbastanza impegnativa. Una tappa in cui, ripeto, arriva la fuga, ma in particolare arriva un uomo della Trek, Bauke Mollema. Un'azione delle sue, potremmo dire, ci ha abituato a vittorie di tappa del genere. Con scatti da lontano, fagianate, come si dice anche in gergo, è partito per la precisione intorno ai 40 km, praticamente stroncando le gambe a tutti gli altri che forse lo hanno anche un pochino sottovalutato, e si sono mantenuti abbastanza calmi, ma Mollema con il suo passo, con i rapportoni lunghi, insomma, è arrivato all'arrivo, nel gruppo ovviamente non succede nulla, questo l'ordine d'arrivo. Mollema primo, Conrad della Bora secondo, Higita, scalatore colombiano della EF, terzo, quarto Cattaneo e via via tutti gli altri, insomma, quindi il gruppo che è arrivato dietro, compatto, senza nessuna variazione, tranne che per la seconda posizione in classifica, ripeto, guadagnata da Guillaume Martin, che era in fuga e si trova quindi al termine della tappa numero 14, secondo, dietro ovviamente Tadej Pogačar, a circa 4 minuti e 14, se non sbaglio, 4 minuti e 15. Ma il giorno dopo, ossia ieri, nella tappa numero 15, come già ho detto all'inizio del video, perde nuovamente questa posizione. Perché? Perché in una tappa di montagna molto dura, tra l'altro, si partiva da Céret e si arrivava ad Andorra, quindi si sconfinava in un altro paese. 191 km, tappa molto dura con tre gran premi di prima categoria e uno di seconda categoria. Tra l'altro, si scollinava anche sopra quota 2400 metri, quindi altitudini anche impegnative. Sappiamo che sopra i 2000 metri, ovviamente, l'aria inizia a rarefarsi di più, quindi c'è più fatica, c'è più dispendio e vengono avvantaggiati quei corridori che solitamente vivono in montagna e magari si allenano ad alte quote, insomma. E per qualcuno, infatti, è stata comunque determinante l'altitudine in questa tappa. Qualcuno lo vedevi proprio che faceva fatica, boccheggiava, è proprio ciò di cui parlo, insomma. C'era il Monte de Montluis, il Col de Puymoren, il Port d'Envalira, siamo scollinati ovviamente, si scollinava a 2408 metri, 11 km di salita al 6%, comunque pedalabile, ma con alcuni tratti anche duri. Ma soprattutto l'ultima salita, il Col de Bec Salì, se si legge in questo modo, 6,5 km all'8,5 di pendenza media, ma con punte anche al 15-16, dei tratti veramente, veramente duri. Poi da lì si scendeva, discesa, e si arrivava appunto
ad Andorra. E cosa è successo in questa tappa? È successo che è andata via una fuga con uomini con nomi veramente, veramente grossi, del calibro di Alaphilippe, Van Aert, Nibali, Valverde, Izaguirre, Kuss, Quintana e sicuramente me ne scordo qualcun altro, insomma. E di fatto si è deciso tutto sull'ultima salita. Le salite precedenti sono servite, diciamo, per sgretolare un pochino la fuga, per frazionarla. Poi comunque, essendoci anche molta discesa, magari ci si riaccodava, qualcuno, diciamo, la fuga si ricompattava, poi nella salita successiva, insomma, ci si ristaccava, insomma, come succede sempre, una mezza specie di elastico. E succede tutto sul Col de Bexali, l'ultima salita veramente impegnativa che lì, se non hai le gambe, veramente ti pianti dopo tutti quei chilometri, dopo tutta quella fatica fatta. Tra l'altro, un dato tecnico: in una tappa con più di 4.300 metri di dislivello, se non erro, 36 km orari di velocità media, cioè un qualcosa di incredibile, insomma, veramente. Con 4.400 metri di dislivello, 36 km orari di velocità media. Cioè, sono dei treni veramente. Alcune salite se le mangiano, sono dei. Sembra veramente abbiano dei motorini nelle biciclette. E cosa succede quindi sul Col de Bexali? Succede che Sepp Kuss, altro corridore forte, scalatore della Jumbo-Visma, la Jumbo-Visma veramente una bella squadra, scatta, è quello che ne ha di più, lo si vede. Fresco, agile, sempre sui pedali, scatta e non lo rivedranno più. Uno straordinario, solamente uno straordinario Alejandro Valverde che ha più di 41 anni e è ancora lì a giocarsi tappe al Tour de France, veramente incredibile, Don Alejandro, che arriva a 23 secondi ad Andorra, appunto, dallo statunitense. Terzo, Wout Poels. Veramente non ce n'è per nessuno su quella salita. Si vedeva proprio che Kuss ne aveva di più e veramente ha stroncato tutti i compagni di fuga, in particolare comunque Alaphilippe che alle prime accelerate subito ha pagato dazio, poi via tutti gli altri, Nibali successivamente, Van Aert si è fatto riprendere poi dal gruppo Maglia Gialla per aiutare Vingegaard, ma anche lui comunque era abbastanza stanco e poi ha ceduto. Insomma, per quanto riguarda la fuga, perché ovviamente ci sono state due corse in una, il gruppo si è disinteressato completamente della fuga, Kuss domina la tappa, mentre per quanto riguarda il gruppo non succede un granché, tranne il fatto che scatta Carapaz dopo il lavoro della Ineos, gli si accoda Pogačar, gli si accoda Vingegaard. Uran anche, che poi cercherà anche di allungare, ma con nulla di fatto, e quindi abbiamo la conferma, diciamo, che almeno attualmente, in queste prime 15 tappe, i quattro che si stanno giocando comunque il podio sono Pogačar, ovviamente, che è primo però con un grandissimo vantaggio sul secondo posto, Vingegaard, Uran e Carapaz, sono i quattro big più forti. Certo è che, e adesso vi vado a leggere la classifica, o meglio ve la vado a ricordare perché non è cambiato praticamente nulla da qualche tappa a questa parte. Un attimo solo, eccola qui. Pogačar, primo in classifica, con un vantaggio di 5 minuti e 18 su Rigoberto Uran. Terzo, Vingegaard, che si sta comportando veramente bene, tra l'altro, a 5 minuti e 32. Quarto, Carapaz a 5,33, quindi per il podio è una bella lotta. Chissà che non possa diventarlo anche per la vittoria. Staremo a vedere in queste tre tappe che verranno, che sono le tappe fondamentali. E poi quinto, O'Connor a 5,58, poi Kelderman, Lutsenko, Mas, Guillaume Martin, che scivola quindi dalla seconda alla nona posizione, e a chiudere la top 10, Peyo Bilbao. Mentre in undicesima posizione, quindi ne perde nuovamente una, Mattia Cattaneo a 14 minuti e 45. Comunque un gran tour per l'uomo, per
per l'italiano della The Koenig Quick Step. Se vi è piaciuto il video, che finisce qui, ovviamente lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale, ditemi qui sotto nei commenti i vostri pronostici per queste tre tappe di montagna che verranno, quindi domani, ossia martedì, mercoledì e giovedì. Poi ci sarà una tappa piatta venerdì, poi la cronometro e infine la passerella finale è l'ultima tappa in cui si arriverà sugli Champs-Élysées. Al prossimo video e buon proseguimento e buona serata a tutti.